Carissime donzelle e donzelli di qualsiasi età, benvenuti nel nuovo appuntamento al 4 chiacchiere col tacco più spesa. Oggi è sabato 8 agosto. Allora, diciamo che questa settimana, come tempo, meteorologia è stata un po' variabile. Diciamo anche che qua la mia meteorologa, nonché regista, nonché ameba, ha scoperto un nuovo gruppo molto interessante, tipo film americani, dove c'è il tipico, la macchina che è quello dietro alle cellule temporalesche, che abbiamo trovato il gruppo e hanno fatto anche il filmato, che hanno corso in autostrada come dei pazzi per starci dietro. Allora, bensì, signori, abbiamo avuto un fenomeno molto, ma molto raro, o quasi. È un fenomeno tipico delle praterie americane, soltanto che mancava il tornado, per fortuna, perché io dalla mia casa, che vedo davanti, ho visto passare sta mega cellula temporalesca, e ve lo giuro che si vedeva bene, correva come una pazza, era rotonda, tre cerchi proprio enormi. Che dopo i ragazzi hanno spiegato che il verde che si deve non è altro che la luce riflessa sulla grandine, quindi ha fatto la distruzione che è passata. Diciamo che siamo stati fortunati perché ci è passata proprio a sud e quindi ha fatto distruzione dalla bassa. Credo che sia partita Roccafranca, ha fatto Rudiano, Castelcovati, Castrezzate qua di dietro e tutto il sud del Brescia, finché si è dissolta nel basso veronese, ha perso potenza finché si è dissolta. E questo è stato spiegato dai ragazzi, perché non so, sono bravi, sono piaciuti, gli piacciono fare queste cose, insomma è una passione anche quella della meteorologia. Infatti hanno detto anche che loro che è stato un fenomeno molto raro, che non dovrebbe succedere da noi, però è successo, ecco. Questo è uno dei casi che volevo dirvi, dove è passata a grandine, distrutto, sradicato alberi, tetti, sono partiti tetti, anche croci sopra in campanili, insomma di tutto ha fatto. E ripeto, noi siamo stati sfiorati, abbiamo avuto solo tanta pioggia e vento forte, ma ci è andata bene, speriamo che in futuro sia ancora così. Poi cosa posso dirvi? Malattia mia, allora, come ho detto su Facebook, ho fatto un piccolo video, ma non so, non me lo ricordo neanche più, mi è venuto il nome scientifico, non me lo ricordo mai, lo saprà la mia regista, pecondilite. Epicondilite. Epicondilite, detta gomito del tennista, vedete che c'ho la fascia. Praticamente è da mesi che ho sto male, che si fa fatica a tirare su anche quei pochi chili. Ora finite le 8 ore, non sentivo più il braccio. Io cosa facevo? Mettevo un antidolorifico, sta fascia, e andavo avanti. Stufo di tutto ciò, sono andato dal dottore, mi ha dato una cura che non è servita a niente. Adesso, qua, scusa delle ferie, mi sto curando seriamente, cioè sono andato dall'ortopedico e mi ha fatto la prima visita, ovviamente, dopo vi spiego anche delle assicurazioni, cose varie, cosa succede. Mi ha fatto la prima visita, mi ha fatto la prima infiltrazione, che vi dico che è stata una cosa spaventosa, dal dolore si vede che ero infiammato tanto, perché mi ha fatto qua nel gomito e ho sentito un grande male. Dopodiché, una settimana dopo, cioè giovedì questo passato, appena passato, sono ritornato, perché mi ha detto di ritornare se fa ancora male, mi faceva leggermente male ancora, e siccome voglio andare a lavoro sano, di salute, perché altrimenti torno indietro e non serve a niente, perché il lavoro è sempre quello che faccio, i movimenti, quindi se mi fa male non serve a niente, mi ha fatto un'altra puntura, sempre infiltrazione di, come si chiama, disa. Cortisone, vedi, io ho i vuoti di memoria, sono vecchio. Cortisone, stavolta mi ha fatto meno male, infatti mi ha spiegato forse perché ero meno infiammato, però al momento mi ha fatto male, però
tuttora dopo 2 giorni mi fa male, quindi lo sentite dopo l'effetto, 2 giorni che fa male. E basta, adesso vediamo come vanno le cose, mi ha dato la terza puntura per la fine di agosto, vediamo se mi farà ancora male, finite ferie vado in malattia, vediamo come sarà. Ho ordinato anche di fare i raggi e l'ecografia, mi sembra, giusto? Sì, sempre l'argomento visto, l'ho detto giusto. Ecco, e basta. Per l'assicurazione, ora, per il momento, la prima visita non ho pagato, erano 90 euro, non ho pagato niente perché vi spiego il motivo. I metalmeccanici, come si chiamano, i sindacati hanno stipulato un contratto con il Confindustria che ci fanno passare le visite mediche anche ai coniugi e ai figli. Ti danno una lista praticamente dove hanno la convenzione con vari ospedali o strutture e se dove non c'è. Te la passano un tot di valore, un tot di soldi, non so se costa 100 euro, mai te la passano 50 per modo di dire, mentre se vai nelle loro strutture convenzionate non paghi niente. Il problema solo è la burocrazia di farlo perché dovete dare nel sito, devi dire, avere ovviamente la ricetta del dottore, devi scrivere varie cose. E loro ti forniscono, ovviamente dove devi andare, loro ti forniscono un visor, cioè un coupon, e con quello devi prenotare la visita e vai là e non paghi niente come ho fatto io. Addirittura basta andare col tesserino sanitario, io ho portato il coupon ma non gli serviva perché si vede che era tutto già online. Il problema è che adesso mi si è fermata per vari motivi tecnici che non vi sto qui a spiegare, ci sono stati dei problemi, sapete che siti vanno, quindi quando ritornerà a funzionare io andrò a fare altre visite. Questa volta perché non potevo aspettare me la sono pagata io la filtrazione, quindi sono 28 euro, ma era compresa anche l'assicurazione, quindi pazienza. Poi un'altra cosa, mi sembra avervi detto tutto dell'assicurazione, sì, che è coperta la moglie e i figli, ok? Poi anche per andare al dentista se volete, tutto quello per la salute, ovviamente avranno dei certi tot di valore, ma dovete andare nel sito. Poi un'altra cosa molto importante, che questo è il terzo anno, cioè è andata a scalare in su, praticamente. 2 anni fa mi hanno dato 100 euro, questi sono i bonus carburante che potevano essere bonus mangiare o case, o altre cose. Il nostro datore di lavoro ha preferito darci questi, che sono buoni carburante da 50 euro. Allora, il primo anno erano 2 da 50, quindi 100, secondo anno 3 da 50, quindi sono 150, e quest'anno ce ne hanno dati 4, che è l'ultimo anno. 4, quindi abbiamo 200 euro di valore, 50 di questi per 4. Praticamente, non so, nel contratto era scritto del welfare che per aiutare la salute, il benessere, non so cosa, una roba del genere. Comunque con questi dove sono bonus che dovete andare solo a Eni, quella col cavallo, dove potete andare solo in questo tipo di distributore. Lui vi fate benzina, oppure usate come bancomat nelle macchinette e va a scalare praticamente, non so, fate 10 euro, 20 euro e vi danno indietro, quando andate nella cassa vi danno indietro un coupon, cioè un bigliettino, praticamente come si può dire, una carta di credito a scalare, vi danno indietro la ricevuta dove ti dicono. Ovviamente questa è 56 ormai e questa è esaurita. Io avevo, perché sono andato io a fare benzina, quell'altra macchina a gas, per cui sono a posto per tutto l'anno, mi sono rimasti 3,30 euro di importo. Cosa succede? Che vi dicono quanto avete consumato, vi dicono il litro e tutto quanto, 3,30 euro, cosa significa? Che voi nella carta vi rimangono 3,30 euro, ma non è che li buttate via. Io stamattina sono andato a fare il pieno a macchina di gasolio di Luisa e ne ho usata un'altra scheda. Così ho fatto, io ho dato questa,
erano 44 euro di gasolio, ho fatto il pieno, quindi ho fatto questa e mi sono rimaneste 40 euro rotti e sono dato quell'altra carta di credito, quell'altra carta come questa, però ha un altro codice di dietro ovviamente. E ha fatto la differenza, quindi se vi avanza 1,50 euro la potete sempre scalare all'importo che avete fatto di carburante, una cosa buona, quindi accettiamo anche queste. Sono cose che i datori di lavoro hanno contrattato con i sindacati, con il contratto che quest'anno scade. Adesso vedremo nel prossimo contratto. Ah, la scadenza mi sembra che sia molto lunga, perché credo che scadano se il 7 e 22, quindi non è che dovete usarle tutte una volta fino al 20, nel 2022 queste sono, valgono, ecco. Basta, questo è quello che volevo dirvi. E dopo domani andremo, se fa bel tempo, perché qua vedo brutto, ma credo che sia soafa, ma credo che farà un caldo bestiale. Andremo al solito posto, come si chiama? Mi viene mai in mente lì al lago, non mi ricordo il nome, come si chiama? Lido Nettuno. Ovviamente io non andrò col kayak, perché se mi non voglio sforzare, e quindi per me quest'anno mi sa che ho finito la stagione. Pazienza, sarà per il prossimo anno. È ancora buono, anche se si è un po' deformato col calore, ma va bene ancora, quindi tanto per quello che io ho pagato va ancora bene. E quindi domani andremo al Nettuno, Lido Nettuno di Paratico, in provincia di Sarnico, in provincia di Bergamo, sul lago Iseo. E se riesco farò un piccolo video con l'ameba che si diverte nell'acqua, ecco, tutto qua. Andiamo avanti, perché il video sta facendo lungo, quindi quello che sulla scheda avevo detto è una cosa molto interessante. Poi c'erano, allora, io sono andato lunedì, quindi al Prix sono andato a fare solo, sono andato a prendere solo il pane, perché viene 2,10 euro al chilo, quindi è molto conveniente. Sono andato solo a prendere il pane, quindi bah, quello è già a posto. Lunedì c'erano diverse offerte, e ho preso, stato vaga, se superavate i 20 euro di spesa, vi veniva con 2 euro in più, stato vaga a 12 posti. Io ho preso questa qua, non so se si nota, che 12 posti, eccola qua la foto, vediamo, così, con i coralli azzurri, conchiglie. È un 140 per 240, ok, vediamo, è sempre buona, non tovaglia in più. E questo è il volantino delle Medi dall'8 al 18 agosto, quindi fate ancora in tempo chi vuole andare. E ci sono parecchie offerte sulla frutta. Andiamo avanti. Allora, aspetta che mi tiro su, se no mi vedete la zucca pelata. Allora, ho preso il vino sorbetto da 1 litro, 99 centesimi, perché siccome che ogni tanto ci regala, il fidanzato di Amy ci regala le trote, allora adesso mi faccio anche stasera una bella trota, e ora ci vuole il vino. Ho preso anche il vino, faccio al forno con i pomodorini e basta, è semplice, ma e con gli odori, aroma, così vi fuori una cannonata. Poi ho preso i cracker, 99 centesimi, erano in offerta anche questi, quindi ho preso l'occasione, anche se sono più, ma vanno sempre bene. La Ichberg, insalata di Ichberg, gli saputi, erano in offerta anche questi, quindi 0,89 centesimi. Poi ho preso la paella surgelata, che la mangiamo stasera, anche se fuori non mi importa, mezzo chilo, è in offerta anche questa, viene 1,99 euro. Poi ho preso come si chiama, l'aceto balsamico nella glassa, 250 ml di Cucina e Sapori di Modena, vabbè, e viene 1,39 euro.
offerta ovviamente. Poi ho preso il prosciutto foresta nera, quella, la foresta nera sarebbe in Germania, ma vediamo, sì, perché è 40, quindi in Germania. Ok, 100 grammi di prosciutto crudo e vengono in offerta 1,39 euro. Poi ho preso il speck, che non poteva mancare perché era in offerta, della fattoria 100 grammi, 1,19 euro lo speck, ma non sarà buono come quello là, vero Luisa? Quello era un speck eccezionale. Speck e babà insieme, questa è una cavolata, potevo anche lasciar perdere. Poi ho preso i wuster, che hanno una bella scadenza lunga, 1 chilo di wuster, ecco qua, è sempre in offerta e viene 1,89 euro, quindi con tutti questi asterischi siamo a posto. Antipasto di mare, anche questo in offerta, era 1 chilo di antipasto di mare, sì, mare con verdure, 4,99 euro, come vedete, 1 chilo, è sempre buono, sott'olio, quindi anche se lo aprite, se resta sott'olio dura ancora, poi non è che dovete mangiare tutto in una volta. Poi ho preso i meloni in offerta anche quelli, 0,79 centesimi a chilo, e sono qua. Quindi stasera crudo i meloni, io mi faccio la trotta, Luisa crudo i meloni. Poi vediamo che perdo i 100 grammi di con il pesto genovese, 0,89 centesimi, eccolo qua, pesto genovese che è diventato buono, è cambiato dall'anno scorso, è diventato più buono. Poi zucchine 99 centesimi al chilo, che è qua, queste le farò ai ferri grigliate. Poi pesche gialle sempre in offerta, erano 0,99 anche loro, pesche gialle, sono qua, vediamo che siano buone. Scusate, ma questo braccio che non riesco a sollevare tanto per non farmi del male. E poi pomodoro insalata in offerta anche quella, quindi erano, vediamo, perché sui prezzi messi in modo insalata 0,99, sì, più o meno quei prezzi. Poi le banane erano in offerta 0,89, ho preso i peperoni gialli 1,39 euro al chilo, quindi oggi mi fa la peperonata, perché fredda e buona, vedete, peperoni, e vengono 1,39 euro, erano anche quelli in offerta. Poi basta, basta, la spesa è finita qui. Spero che vi sia piaciuto. Cosa posso dirvi? Chi inizia adesso a Ferragosto, vi auguro buone ferie, divertitevi, che fanno presto i giorni passare, ho notato anch'io che i giorni passano velocemente quando siete a casa, quindi divertitevi. E cercate di seguire uno stesso, nonostante che siete al mare, in montagna, al lago, se volete seguiteci con il nostro canale. E basta, iscrivetevi, condividete e ci vediamo alla prossima. Vi saluto, bellissime donzelle e donzelli per la parità di sessi. Ciao a tutti, alla prossima puntata.